speciale Fantacalcio. Eccoci con un nuovo appuntamento restaurata, fra l'altro, sì, questa rubrica di speciale Fantacalcio. Perché? Qual è la novità di questa rubrica, caro Ciro? Sì, abbiamo fatto un piccolo restyling, anche perché ormai ci avviciniamo verso la fine del campionato, vogliamo anche dare, non so, un tocco di brio alle nostre rubriche. No, perché comunque, insomma, elencare le partite e scegliere due o tre calciatori di riferimento per dare dei consigli ci sembrava comunque qualcosa di, non so, un po' retro. Quindi le formazioni le potete comunque tutte trovare su napolicalcionews.it, ve le potete andare a studiare con calma, assolutamente lì. Vogliamo fare qualcosa di diverso, e cioè provare a stilare per ogni giornata la top 11 del fantacalcio. Quindi ho buttato giù 11 nomi per questa giornata, valutando anche le partite chiaramente che si giocano. Ci potrebbero essere anche delle sorprese in futuro. Per questa giornata sono voluto andare un po' più sul sicuro con i calciatori che hanno i voti migliori, certo, e che possono essere più decisivi. Però nel corso delle settimane cercheremo anche di fare qualche scelta un po' più azzardata per dare anche qualche consiglio utile ai nostri ascoltatori. Ok, partiamo. Per questa 31esima giornata abbiamo scelto il 3-4-3 come modulo, che ci sembra fantacalcisticamente il modulo migliore, perché ti consente di avere molti più bonus sia a centrocampo che in attacco. E abbiamo scelto chiaramente il record man Gigi Buffon, perché tra i pali, il calciatore che ha subito meno reti in questo campionato, l'imbattibilità ha superato anche Sebastiano Rossi, lo sappiamo, sì, subito il rigore di Belotti e anche il gol di Maxi Lopez, che non è stato assegnato ma era un gol regolarissimo, lo ricordiamo. Giusto, però, insomma, e io perché non lo volevo dirlo, però insomma Buffon è una garanzia in casa contro l'Empoli, non si potevano schierare. La difesa 3, ci sono stati un po' di dubbi, cambiamenti. All'inizio avevo schierato Barzagli come centrodestra, però Barzagli non dovrebbe recuperare per domani, quindi potrebbe appunto partire dalla panchina, e quindi abbiamo scelto Manolas nel derby come centrodestra, anche perché sta disputando un campionato importante. Manolas assieme a Rudiger, anche da quando è tornato Spalletti alla guida della Roma, un po' più sicura la difesa, assolutamente. E quindi abbiamo scelto proprio Manolas come centrodestra. Il centrale invece sarà Kalidou Koulibaly, che comunque sta disputando veramente un campionato eccezionale, signor sotto la guida di Sarri. Il centro-sinistra sarà Gonzalo Rodriguez della Fiorentina. Bella, mi piace. Perché comunque, insomma, è un calciatore che spesso va anche a segno, e quindi è un difensore con il vizio del gol, e noi lo vogliamo schierare. Centrocampo a 4, e questo è un centrocampo veramente molto tecnico considerando le partite. Abbiamo schierato Perisic, Pjanic, Hamsik e Pogba. Un centrocampo di grandissimo livello, bello offensivo, che può regalare tanti bonus ai nostri amici ascoltatori che giocano al fantacalcio. Sappiamo, Perisic in un momento di grande forma, segnato anche in nazionale, assist, sta disputando un finale di stagione importantissimo, e quindi sarà sicuramente schierato in Inter Torino assieme a Herrera e Icardi. Dovrebbe essere questo il tridente scelto da Mancini. Chiaramente non puoi non mettere Pjanic, che ha segnato anche con la Bosnia in settimana, su calcio di punizione, un grandissimo gol. E tra l'altro il derby Pjanic ha già dimostrato di poter fare gol, ed è ben sempre un calciatore pericolosissimo. Ovviamente c'è Marek Hamsik, che rientrerà spesso secondo me in questo centrocampo nelle nostre scelte, perché Hamsik, gol, assist, ma grandi prestazioni quest'anno, veramente un calciatore completo e totale. Sì. E poi chiaramente Paul Pogba, che potrebbe essere la sua ultima stagione in Italia, non lo sappiamo, però si sta preparando anche per quelli che saranno gli europei che disputerà in casa con la Francia, e secondo me sarà uno dei calciatori che renderà più di qualsiasi altro calciatore all'europeo, perché poi insomma Pogba sarà un po' la stella di Francia 2016. Concludiamo col tridente assodato Bacca e Higuain, che sono secondo me due calciatori straordinari che vanno schierati sempre. Tra l'altro ho parlato del primo e del secondo cannoniere del campionato, non abbiamo messo Dybala perché è infortunato, ma potrebbe rientrare spesso anche l'argentino della Juve. E qua sono stato molto combattuto sul terzo attaccante, ti dico la verità, sono curioso, Salah o El Shaarawy, El Shaarawy o Salah, perché volevo mettere uno dei due egiziani della Roma, e alla fine ho optato appunto premiare Stefan El Shaarawy, che ha segnato anche in largo nazionale, e giovane, e poi perché ha il suo primo derby, quindi insomma credo che possa essere decisivo. E quindi ho scelto Shaarawy. Ripetiamo la formazione perché mi sembra molto interessante per i nostri amici fantascommettitori. Ricordiamo che anche chi gioca il fantacalcio online può fare queste scelte, perché tutti i vari siti, Sky, Corriere dello Sport, mettono a disposizione tutti questi giocatori, e quindi anche chi appunto vuole schierare questa formazione, noi la ripetiamo con calma. 3-4-3, quindi con Buffon in porta, difesa 3 con Manolas, Koulibaly e Gonzalo Rodriguez, centrocampo a 4 con Perisic, Pjanic, Hamsik e Pogba, e in attacco El Shaarawy, Higuain e Bacca.